Ciao ragazzi, abbiamo festeggiato la Santa Pasqua e forse pensavamo che il cammino fosse finito lì, ma invece oggi vi dirò una cosa interessante. Potremmo dire che il cammino inizia oggi. Ma come? Sì, perché dopo che siamo risorti con Cristo, anche noi siamo chiamati a vivere da risorti ed è per questo che oggi continuiamo a camminare insieme, alla scoperta di un dono importante, il dono della sapienza. Ragazzi, è lo Spirito Santo che rende sapienti i cristiani, non perché abbiamo una risposta per ogni cosa, ma nel senso che possiamo conoscere quando una cosa è di Dio e quando non lo è. Possiamo procurarci da soli questo dono? Assolutamente no. È un dono dello Spirito Santo. È un dono a chi ha la capacità di essere docile allo Spirito. Vedere con gli occhi di Dio, ascoltare con le sue orecchie, amare con il suo cuore, questi sono doni che possiamo soltanto chiederli allo Spirito. È la sapienza che ci orienta e ci fa andare avanti. La stessa sapienza che si intravede negli occhi dei genitori o magari degli anziani che hanno posto la loro fiducia in Dio. E la sapienza ci aiuta a respingere anche quelle false promesse di felicità, e nella nostra vita sono proprio tante. È la stessa sapienza che ci fa evitare quegli atteggiamenti di chiusura e ci fa aprire agli altri. Fidarsi di Dio vuol dire entrare nei suoi disegni senza pretendere nulla, anche accettando che il suo aiuto dimora in noi in modo diverso a volte dalle nostre aspettative. Chiediamo al Signore la vita, la salute, gli affetti, la felicità, ed è giusto farlo, ma facciamolo nella consapevolezza che Dio sa trarre il bene e la vita anche dalla morte, e che Dio ci fa sperimentare la pace anche nella malattia, che si può sentire serenità anche nella prova o nella solitudine, beatitudine nel pianto. Non siamo noi che possiamo insegnare a Dio quello che deve fare nella nostra vita o quello di cui abbiamo bisogno. Lui lo sa meglio di noi sicuramente. Perciò dobbiamo fidarci, perché i suoi pensieri sono diversi dai nostri. E nella pandemia abbiamo proprio sperimentato questo, credo, no? È stato un periodo in cui ci siamo trovati con tanti dubbi, con tante perplessità e ci siamo riscoperti fragili. Abbiamo scoperto di essere come quei cristalli, preziosi, sì, ma al tempo stesso molto fragili. E allora la frase di San Pietro è più che attuale, no? Siamo ricolmi di gioia, anche se per un po' di tempo afflitti da varie prove. Possiamo imparare dalla prima comunità cristiana delle origini, quella che viene descritta negli Atti degli Apostoli, proprio la saggezza nella condivisione. I credenti avevano ogni cosa in comune, vendevano tutte le loro proprietà, le loro sostanze e le dividevano con tutti, secondo le necessità e i bisogni di ciascuno. È un'utopia? È un'idealizzazione? È un'ideologia? No, questo è il cristianesimo. Questo vuol dire essere cristiani, condividere con gli altri. A volte sentiamo dire, o diciamo noi stessi, è impossibile convertirsi veramente. Quando abbiamo questo scoraggiamento, diciamo no, io non ce la faccio, io faccio un passo in avanti e tre indietro. Ma questo è brutto, ragazzi, ma è possibile che accada. Quando ti viene questo scoraggiamento, non rimanere lì, perché è come le sabbie mobili, ti imprigiona. Invece, cosa si può fare quando ci sentiamo così abbattuti, così incapaci, ecco, anche di fare un passo in avanti? Qual è la risposta? La risposta è una. Ci dobbiamo ricordare che la conversione non ce la diamo da soli, ma è una grazia. Nessuno si può convertire con le proprie forze. Dio è un padre tenero, è quel buon pastore che va alla ricerca dell'ultima pecora. È così. Dio raggiunge me e te e ci dà la grazia, se glielo chiediamo, di una vera e profonda conversione. Vedrai, arriverà se gliela chiedi. Tu prega, cammina e vedrai che arriverà. La preghiera ci apre alla fiducia in Dio. Ma è una fuga per scappare dal mondo, per scappare dai problemi? No, la preghiera è l'unica arma che abbiamo per custodire l'amore, la speranza, in mezzo a tante armi che seminano solo morte. Non è facile alzare lo sguardo, alzare gli occhi quando siamo nel dolore,
ma la fede ci aiuta a vincere la tentazione di ripiegarci su noi stessi. Sapete, anche arrabbiarsi con Dio è preghiera, può essere una preghiera. Ecco, la saggezza dei gesti semplici. Alzare gli occhi nei momenti difficili, anche quando tutto sembra finito, no? Anche questo è preghiera. Perché il Signore ascolta sempre il grido del suo popolo e asciuga sempre le lacrime. Non smettere di guardare in alto e di alzare gli occhi verso il cielo. Il contrario della saggezza, dice il Papa, è l'ipocrisia. E dobbiamo stare attenti all'ipocrisia. Sappiamo che cos'è? Possiamo osare dicendo che è la paura della verità. L'ipocrita ha paura della verità e preferisce fingere piuttosto che essere vero con sé e con gli altri. È come truccarsi l'anima degli atteggiamenti. La finzione ci porta a questo, alle mezze verità. E le mezze verità sono una finzione, perché non sono nella verità. Negli ambienti in cui le relazioni interpersonali sono vissute all'insegna del formalismo, si diffonde più facilmente il virus dell'ipocrisia. Quel sorriso che non viene dal cuore, quel si cerca di stare bene con tutti ma poi non si sta bene con nessuno. Ecco, questo è frutto dell'ipocrisia. L'ipocrita è una persona che finge, lusinga, trae in inganno, perché vive con una maschera sul volto e non ha il coraggio di confrontarsi con la verità. Per questo non è capace di amare e si limita a vivere di egoismo. Non ha la forza di dimostrare con trasparenza il suo cuore. E il Signore su questo ci ricorda che il nostro parlare deve essere sì sì, no no. Il resto viene dal maligno. E sul Calvario, ragazzi, è avvenuto il grande scontro, il duello tra Dio che è venuto a salvarci e l'uomo che vuole salvare se stesso. Il duello tra la fede in Dio e il culto dell'io. Lo scontro tra l'uomo che accusa e Dio che scusa. Ed è questa la vittoria di Dio. La sua misericordia è scesa sul mondo. Ed eccoci, ragazzi, in questa settimana allora vogliamo impegnarci nel riconoscere la fede autentica e professarla con le opere, con i piccoli gesti di amore e di carità, cercando sempre il bene e chiedendo al Signore di donarci sempre la saggezza. Chiediamoglielo. Chiediamo allo Spirito Santo di accompagnarci, di guidarci nel cammino, chiedendo anche il dono della verità, perché noi non vogliamo essere cristiani tiepidi o ipocriti, ma testimoni credibili e veri. Buona vita e buon cammino!